ti voglio, Sofì. Mi fai impazzire. Dai, lasciati andare. Ho paura. Lo sai che non l'ho mai fatto. Su, sta tranquilla. Ormai sei grande. No, no. Rafael, no. Dai, ti prego. Non ho voglia, lo sai. Ehi, lasciateci in pace. Andate via. Signori, non vi nascondo la mia preoccupazione. Le casse del Principato sono a secco e non vedo come affrontare gli impegni futuri senza indebitarci ulteriormente. Beh, potremmo emettere una nuova serie di francobolli. Sua Altezza dimentica che negli ultimi anni abbiamo sfornato ogni genere di francobolli. La serie sui cannoni, quella sui cani da caccia, persino una sulle cravatte. Generale, saremo costretti a tagliare le spese militari. Altezza, io ho un esercito armato coi fucili della guerra 15-18. C'è poco da tagliare. Tagliare le spese militari non risolverà il nostro problema. Se non troviamo un rimedio, rischiamo di dover mettere all'asta il Palazzo Reale. Non lo dica neanche per scherzo, Conte Otto. Piuttosto farei ricorso al mio patrimonio personale. Vorrei rammentarle che nel suo conto personale affiorano falle molto preoccupanti. Ma se a fine dicembre il mio saldo attivo era di 20 milioni di dollari? Alla fine di dicembre, sì. Dimentica l'ultimo incidente di percorso, al casino di Monte Carlo, quando fu invitato al compleanno di suo cugino Ranieri. Oh, già. Lo zero è uscito 16 volte di seguito, non si era mai visto nella storia del gioco d'azzardo. Mi scusi, Sua Altezza, ecco i giornali che ha chiesto. Ah, bene, grazie. Dimmi, sbaglio o questa scostumata sei tu? Papà, non è colpa mia se finisco sui giornali, sono i fotografi che mi perseguitano. No, sei tu invece che stai perseguitando me. Un anno fa abbiamo avuto il piacere di vederti incollata alle labbra di quel calciatore. Se permetti, ha vinto la Coppa dei Campioni. Poi c'è stato quel pilota di Formula 1 e poi il golfista o caddy californiano o cos'altro diavolo era. Adesso questo ex raccattapalle argentino che viene dalla Pampa. Papà, Rafael ha vinto Wimbledon. È una leggenda che cammina. Zitta, Astrid! Tu non sei un'attricetta che ha bisogno di farsi pubblicità. Sei la principessa Sofia di Lichtenhaus. E chi l'ha detto che una principessa non può innamorarsi come qualunque altra ragazza? Innamorarsi? Tu vuoi dirmi che sei innamorata di questa specie di struzzo della Patagonia, Sofia? Ma sei pazza? Sì, sono pazza di lui, ok? No, cara, non è affatto ok. Ti rendi conto che quest'uomo passa la metà dell'anno con delle mutande bianche? Sofia, scorre il sangue dei Borboni, degli Assia, dei Windsor nelle tue vene. E beh, non è mica colpa mia. Adesso basta! Se la tua povera madre fosse ancora viva, morirebbe di vergogna. E poi guarda come vivi. Questo è un palazzo reale, non è un fast food. E anche tu, Ursula, la democrazia è una bella cosa, ma non voglio trovare la figlia del mio giardiniere a palazzo ogni volta che passo per un corridoio. Altezza, silenzio! Veramente. Qui da oggi si cambia musica, capito? Basta con Madonna, si torna alla musica classica. In parole povere, Mr. Hughes, lei ha intenzione di trasformare il nostro principato in una specie di Disneyland? Sì, e sono pronto a sborsare parecchi milioni di dollari per acquistare le licenze di sfruttamento. L'unico problema è che il principe Massimiliano non ne vuol neanche sentir parlare. Ho cercato di contattarlo tramite i miei avvocati, ma si è fatto sempre negare. È per questo che chiedo il suo aiuto. Mi dicono che lei ha una grande influenza su di lui. Sì, certo. Sono anche suo cognato. Ma per fargli cambiare idea, voglio il 10% del suo investimento. Il 10% mi sembra un po' eccessivo.
Qui si parla di un investimento di $1 miliardo. Appunto, 100 milioni di dollari per me. Prendere o lasciare? D'accordo. Affare fatto. Conte Otto, prego. Giorno. Ah, mio caro cognato. Hai chiesto di vedermi? Sì, vieni, Otto. Sono circondato da uccellacci del malaugurio. Spero che almeno tu voglia darmi qualche buona notizia. Certo, ho un'ottima notizia. Bravo, di che si tratta? Esiste una possibilità concreta per risolvere tutti i nostri problemi finanziari. Le tue parole sono musica per le mie orecchie. Un ricco finanziere americano vuole investire in Lichtenhaus una somma da capogiro. E come si chiama? Babbo Natale? No, si chiama Hughes. Ed è uno degli uomini più solidi di Wall Street. Hughes? Ma non è quello che vuole trasformare il mio regno in una specie di Disneyland? Esatto, e così attirerebbe milioni di turisti. E vuole anche aprire un casinò stile Las Vegas. Otto, ma ti rendi conto di che cosa stai dicendo? Questo palazzo ha una storia. Queste mura esistono perché la mia famiglia ha lottato per difendere la democrazia e la libertà dei nostri sudditi. E tu pensi che io possa cedere agli ideali di un'antica dinastia per qualche tavolo di blackjack con dei croupier che vanno in giro travestiti da Roger Rabbit? A noi non serve uno zio Paperone per risolvere i nostri guai. Noi abbiamo Sofia, che vale una fortuna sul mercato dei re. Abbiamo confermato la nostra presenza alla caccia dei Sassoni. No, non ci sei mai andato. Beh, ho fatto malissimo. Quest'anno accetterò l'invito. Ci saranno i rampolli delle più antiche dinastie d'Europa. È ora che mia figlia cominci a frequentare i suoi simili, con la speranza che sposi il più ricco di tutti. Paul! Sono il conte Hanover. A nome di sua maestà, la regina di Sassonia, vi do il benvenuto al castello di Zenda. Grazie, conte. Le presento mia figlia maggiore, la principessa Sofia. Veramente incantevole. Il principe Frederick ne sarà deliziato. Grazie, conte. Troppo gentile. Anch'io non sto nella pelle all'idea di incontrarlo. È ancora balbuziente. Oh, no, principessina. Solamente quando piove. Oh, beh, allora era meglio se nasceva in Marocco invece che in Sassonia. Sua maestà vi sta aspettando in giardino, se volete seguirmi. Oddio, che palle. Guarda che io sono un principe democratico, ma qui ci scappa una cinquina. Su, avanti, e comportati bene. Scusate, buon uomo, sapete dove posso trovare sua maestà la regina? Eccomi qua. Max, che piacere! Finalmente ti sei deciso ad accettare il mio invito. Cristina, scusami, ma non t'avevo riconosciuta. Che cosa vuoi? I giardinieri non valgono più niente. Se vuoi delle buone cipolle, ti devi dare da fare. Ti ricordi la mamma, Max? Che ne direste di un gin and tonic? C'è tempo dopo per i drink, mamma. Adesso lasciami guardare questa splendida creatura. Complimenti, caro Max. Molto carina. Molto carina. Maestà? Non chiamarmi maestà, chiamami Cricri, è più giovanile. E poi, io e tuo padre siamo cugini. Cugini di 16° grado. Tua figlia è veramente uno spettacolo, eh sì. Che gambe, che seno magnifico. Ti avevo già notato su quella copertina. Eri in barca, con quel simpatico fustone, il tennista, come si chiama, Botero. È solo un amico. Solo un amico? Noi li chiamavamo in un altro modo. Eccovi il drinkino. Mamma, è il terzo in un'ora. Sfido che poi trapianti le fragole in mezzo ai finocchi. Felicità.
Eccola qua, la meravigliosa Sofia. Sembra proprio che abbiamo fatto colpo. Dov'è Frederick? Non avrò pace finché non troverò suo figlio, maestà. Che bellissimo vestito. Stupendo. Sì, l'ho scelto personalmente. Un gusto squisito, Max. È quello che ci voleva per tirarci un po' su. Francesco di Roxenburg. Michele di Moldavia. Gustavo di Scandinavia. Juan delle Asturie. Ti conosco finalmente. Sono un tuo grandissimo ammiratore. Anche noi seguiamo le tue telenovelas su quei giornaletti. Davvero li leggi? Dalla faccia mi sembravi più un intellettuale, invece hai gli stessi gusti della mia cameriera. Che insolente! Freddy, ma che cosa ci fai qui? Su, non fare il bambino. Ci sono quattro principesse, tutte quante per te. C'è anche Sofia del Lichtenhaus, la tua preferita. Lo so. È perché c'è lei che non scendo. Come sarebbe? Sarebbe a dire che mi piace troppo. Non me la sento di affrontarla. Ho paura. Ma com'è possibile? Tu sei un bel ragazzone, grande e grosso. E lei è una ragazzina piccolina. Ma è troppo scafata per me. È abituata agli sportivi e ai playboy. Che ci fa quella con uno come me, mamma? Ma tu magari non avrai il fisico di Arnold Schwarzenegger, ma sei Frederick di Sassonia. Non voglio che le donne vengano con me perché sono ricco e potente. No. Leggiti questo stasera. È la vita di Napoleone. Lui era alto così, ma si scopava Maria Valeska. Chi? Maria Valeska. Hai presente Brigitte Nielsen? Beh, più alta. Capitolo 3. Buon appetito. Quando la nouvelle cuisine entra a corte, è peggio di una rivoluzione. Comunque, è anche un bel alibi per risparmiare. Non hai idea, Max? Beh, probabilmente ce l'hai. Di quanto costano oggi questi pranzi? I vecchi re sono tutti dei gran tirchi. A casa loro digiunano e poi, quando sono invitati a corte, si sfondano di cibo. Oh, scusate. Deve essere mio cognato, il conte von Dixer. Sarà un'emergenza di palazzo. Pronto? Sì. Chi? No, non c'è. Non lo so. Ho detto che non lo so. Papà, perché non me l'hai passato? Era Rafael Botero, il tennista. Chiamava da New York. Gli ho detto che all'ora di cena era sicuro di trovarmi. Come ti sei permessa di dargli il numero del cellulare? Mica potevo dirgli di cercare Regina di Sassonia sull'elenco del telefono, no? Viva gli sposi! Allora, siamo pronti? Sì, maestà. Bene. Dov'è Frederick? Quando sono andato a svegliarlo stamattina ho trovato la stanza vuota. Ah, quel testone si rifiuta ancora di partecipare alla mia caccia. Se ne pentirà stavolta. Giuro sui baffi di mio nonno Gustavo II che gliela faccio pagare. Cercatelo! Inizio le ricerche immediatamente, maestà. Conte, dimenticavo. Siete stato formidabile questa notte. Un vero stallone. È stato un piacere, maestà. Piacere mio, conte. Piacere mio.
Sono io, Sofia. Sono qui in mezzo a un bosco. Ho rubato il cellulare a papà. Sono a caccia. Ma ti rendi conto? A caccia. Oddio, adesso si mette anche a piovere. Scusa, ma ho dei problemi. Devo andare. Ehi, tu, dove vai? Torna qui. Dove vai? Aspetta. C'è nessuno? Accidenti alla Sassonia. Ci manca solo che mi becchi una polmonite. Credevo non ci fosse nessuno. Non ti preoccupare. Tanto prima o poi dovevamo incontrarci. Dovevamo incontrarci? Perché? Non capisco. Ti sei fatto male? No, sto benissimo, grazie. Io sto... Beh, ma che sorpresa. La nostra principessina del Lichtenhaus intenta sedurre Frederick di Sassonia. Tu sei Frederick? Beh, sì. Non vorrai farci credere che non lo sapevi. Ma se sei venuta apposta in Sassonia per beccartelo. Ma di che cavolo stai parlando? Se ci fossero stati i fotografi, questo sarebbe stato lo scoop del secolo. Dai, Frederick, di a questi due scemi che è tutto un equivoco. Ma piantala di fare la santarellina, non siamo mica nati ieri. Comunque, ci dispiace di avervi disturbati. Le auguro buon divertimento, Altezza. Lo avevo capito fin dall'inizio che tua figlia era un vero e proprio terremoto. Credimi, cugina, Sofia non voleva minimamente mancare di rispetto a Frederick. Ah, tu dici che è così? Beh, invece, ringraziando Dio, il mio Frederick ha la ferma intenzione di mancarle immensamente di rispetto. Non vede l'ora di saltarle addosso! Cosa? È stato un colpo di fulmine, una saetta, un'eruzione, una bomba atomica! Dio, che cosa romantica! Frederick è innamorato pazzo di Sofì e adesso la vuole sposare. Ma è meraviglioso, Sofia rimarrà senza parole. Deve dire solo sì. Sta tranquilla, se io dico di sì, è sì. Allora dillo, così risolverai i tuoi problemi finanziari una volta per tutte. Quali problemi finanziari? No, andiamo, lo sanno tutti che sei quasi alla fame. Ma con questo matrimonio
sei una donna meravigliosa. Lo so. No, aspetta. Noi Sassonia siamo gente dalle idee moderne e il passato di Sofia non ci interessa. Ma d'ora in poi dobbiamo pretendere un comportamento quantomeno impeccabile. Sì, certo. Ci puoi contare. Da questo momento in poi Sofia diventerà una suora di clausura. Oh. Beh, adesso non esageriamo. No, hai la mia parola, Cricri. Una suora. Preferisco farmi suora pur di non sposare quel salsicciotto. Ah, io non ti capisco. Ti sto offrendo l'uomo più ricco e più nobile d'Europa come marito, quello che tutte le ragazze sognerebbero, e tu ti senti offesa. Papà, io voglio vivere la mia vita. Preferisco fare la raccattapalle con Raffaele che la regina accanto a quel coso. Quel coso ha una famiglia che ha più palle sullo stemma di quante ne potrà mai prendere a racchettate il tuo Rafael Botero in tutta la sua vita su qualunque campo da tennis del mondo. E poi diciamolo, Frederick di Sassonia non è affatto male. Oh, andiamo, quello non è mica un uomo, mi sembra un crancaramel. Ti puoi mettere l'animo in pace perché io non lo sposerò mai, mai. Papà, che succede? Un dolore. Ma dove? Il cuore. Papà, ti prego, dimmi solo che stai bene e farò tutto quello che vuoi. Mio padre non si sente bene, ci porti da un medico, presto! Andrà tutto bene, sta tranquillo. Si sbrighi! Stai meglio, papà. Uberto, quante volte le ho detto che non voglio trovare le bollette del telefono tra la posta? Sono un principe regnante, non un amministratore di condominio. Ho insistito io perché venissero alla tua attenzione i conti del telefono. Sono delle vere bastonate. E la colpa è del ritmo con cui la principessina Sofia chiama l'Argentina, circa 6 volte al giorno. Le telefonate intercontinentali di Sofia ormai appartengono al passato. Il viaggio in Sassonia è stato una vera manna. Frederick di Sassonia l'ha chiesta in matrimonio. Frederick di Sassonia? E così finiranno anche i nostri problemi finanziari. Non dovremo più sostituire le guardie reali con i 7 nani del tuo miliardario americano. Che ne dici, Otto? Una gran bella notizia. La regina di Sassonia ci ha invitati nella sua villa in Sardegna. Da lì annunceremo alla stampa il fidanzamento dei nostri figlioli. Milady. Che mi direste di un drinkino di benvenuto? No, grazie. Noi non beviamo mai di mattina. Oh, che peccato. Qui in casa abbiamo un bianchetto locale delicatissimo, ma giulisce come l'olio. Su, andiamo. Sofia. Altezza? Niente altezza. Ti ho detto di chiamarmi Cricri. Quanto la fai lunga, Sofia? Chiama la mamma e non se ne parla più. E chi è questa? La principessa Astrid, sorella di Sofia e praticamente la futura cognata di suo figlio Fred. Simpatica. Peccato che non abbia un altro figlio. Venite, venite. Allora, che cosa facciamo con gli Orléans? No, mi dispiace, ma io non posso invitarli alle nozze. Ci hanno pregato 2 castelli, 10 carrozze e un intero vigneto. Max, è successo 300 anni fa. Beh, la dinastia dei Lichtenhaus ha una lunga memoria. Beh, forse dovresti ripensarci. Ti vanno bene i cuochi di Chez Maxime? No, aspetta un momento. Non ci allarghiamo, il buffet lo pago io. Sta tranquillo, possiamo sempre fare i mezzi. Ah, non sono carini insieme? Eh sì, una gran bella coppia. Senti, Frederick, tu sei molto caro e gentile, ma tutto questo è molto imbarazzante per me. Vedi, io amo un altro. Ma tuo padre ha detto a mamma che io ti interessavo. Veramente tu interessi a lui. Sai come sono fatti i nostri genitori. Loro sono capaci solo a unire stemmi e casati e a combinare buoni matrimoni. Ma io sono diversa. Non ci tengo alle tradizioni e a tutto il resto.
Non vorrei essere brutale, ma io sono il re più ricco del mondo e tu la principessa più povera d'Europa. E quindi dovrai sposarmi. Tu la sposeresti, una donna che non ti ama? L'amore è un dettaglio. I re hanno cose più importanti a cui pensare. Anche Napoleone lo diceva. E ora, se vuoi scusarmi, devo andare a cambiarmi per la cena. No, grazie, io non bevo. Non sai cosa ti perdi. Tu pensi che io sia una vecchia ubriacona, ma vedi, io bevo soltanto per cercare di dimenticare com'è complicata e difficile l'esistenza di una regina. Un'esistenza fatta soltanto di apparenze, dove l'amore e la felicità sono solo un optional, come dicono al giorno d'oggi. Io ho sposato un uomo che non amavo e ho vissuto accanto a lui una vita di commedia per 40 anni. È stato così anche per mia figlia. E sarà così anche per te, mia cara. Ma io non voglio. Senti, o tu rompi le regole e mandi tutto all'aria, oppure decidi di metterti l'anima in pace e ti metti la corona dei Sassoni sulla testa. Ho cambiato idea. Me lo fa assaggiare il suo cocktail? Certo! Si chiama Sassonia Selvaggia. Vedrai, toglie la depressione e ti schiarisce le idee. Ne ho proprio bisogno. Bene. Una cena degna di un re. Un re a dieta? In totale, due gamberetti streminziti e 3 foglie di lattuga. Tieniti, Astrid. Vogliamo lasciare i ragazzi un po' da soli? Dunque, io ho pensato che in chiesa potremmo far venire Pavarotti. Pavarotti? E chi lo paga? Sempre ai mezzi. Io avrei preferito Elton John. Stanca? No, per niente. Facciamo un giro in motoscafo. Ehi, che idea! Possiamo fare un salto a Porto Cervo. C'è una pizzeria sul molo che fa delle pizze da sballo. No, tu no, Astrid. Voglio andare con Frederick. Da sola. Dici sul serio? Sì, certo. Ma papà, tu non dire niente. Contiamo sul tuo silenzio. Vabbè, io sto zitta. Però promettetemi di portarmi un paio di brioche. D'accordo. Prendo il magnum e stasera niente scorta. Ma, altezza... Niente scorta. È un ordine. Dove ti piacerebbe andare? Mi hanno detto che la baia davanti all'Hotel Sporting è meravigliosa sotto il chiaro di luna. Fai conto di essere già là. Lo sai? È la prima volta che sono solo con una ragazza di notte in mezzo al mare. Ti va di fare il bagno? Sì, ma io non ho il costume. Oh, neanch'io. Ma che problema c'è? Facciamo il bagno senza. Il bagno nudi. Su, andiamo, spogliati. Beh, coraggio, che stai aspettando? Però girati, che io mi vergogno. Fantastica. È meglio che torni subito a riva, sennò ti becchi una polmonite. Ma Sofia, che cosa dici, Sofia? Sofia? Che cosa fai? Sofia? Sei
impazzita! Torna subito qui! Dove vai? Ti prego! Sofia! Torna indietro, ti prego! Sofia! Principessina Sofia, quale onore! Il signor Raffaele Botero alloggia da voi? Sì, Sua Altezza, camera numero... No, non l'ho avverta. Voglio fargli una sorpresa. Va bene. Sei fantastica. Figlio di puttana! Sofia! E tu, fermo dove sei! Non ti muovere, mani in alto! Ora girati lentamente! Altezza! Il mio regno per un asciugamano! Oh, non sarà la principessa Sofia? È una botta di culo pazzesca! Sì! Con quelle chiappe ci facciamo almeno 100 milioni a testa! Su, bevilo, Frederick, che ti fa bene. Io al posto suo mi farei un doppio brandy, altro che te. Beh, non sei al suo posto, quindi lascia perdere. Cerchiamo di non drammatizzare. È stato solo uno scherzo. Sofia è sempre stata una bambina piuttosto vivace. Chiama la bambina. Ha ragione, Freddy. Una volta da piccola mi infilò una rana nel letto. Grazie, Astrid. Quelle erano solo innocenti marachelle. No, la verità vera è che tu a quella ragazzina gliele hai date sempre tutte vinte. Si vede che le manca una madre. Tu sei un debole, Max. Adesso stai esagerando, Cricri. Sì, pronto? È lei. È lei. È lei. Sofia, è tuo padre. Dove sei? Sono in un bar. Torna qui immediatamente. No, senti, non ci penso neanche a tornare da qui. Non ho voglia di discutere. Ascolta, papà, è inutile che insisti. Io non ci torno più a casa. Ho dei problemi. Problemi personali. E voglio stare un po' da sola. Ma sta tranquillo. Ti chiamerò presto. Ciao, papà. Allora, che cosa ha detto? Mia cara Cricri, come dicono nella lingua di Voltaire, siamo nella merda. Vuol dire niente nozze? No, non ho detto questo. Dice che ha bisogno di tempo per rifletterci sopra. Possiamo chiedere l'intervento della polizia italiana per costringerla a tornare? Ah, no, per carità, finiremo per ritrovarci i giornalisti di tutto il mondo accampati qua fuori in giardino. No, voglio procedere a modo mio. Farò intervenire la polizia del mio paese, col vostro permesso. Chiamerò il capo della mia polizia, e cioè l'ispettore Franz Müller, che sta diventando molto esperto in queste cose. E sai che esperto? In confronto a lui, l'ispettore Clouseau è 007. Ma dove si sarà cacciata? Con Botero. Botero? Ma certo! Che fustaccio! Max ha ragione. Sei veramente nella merda, Freddy. Spinning round and round, made the same mistakes.
Buongiorno. Salve. E noi stiamo andando a Baia Sardinia. Che fortuna. E dove devo andare pure io? Si accomodi. Ciao. Come ti chiami? Mamma mi ha detto di non dare confidenza agli sconosciuti. Si chiama Laura. All'inizio è un po' timida, ma poi si scioglie. Io a te già ti ho visto da qualche parte. Laura, non dare fastidio. Non credo. Me la sarei ricordata, una così bella bambina. È inutile che fai la ruffiana. Non sono bella, ma sono un tipo. E poi sono anche molto intelligente. E anche molto modesta. Io ho una memoria pazzesca. E se dico che già ti ho visto, non mi sbaglio. Sentito? Si è sciolta. Comunque, prima o poi lo scopro chi sei. km esatti. Noi ci diamo il cambio ogni 250 km, così restiamo freschi e soprattutto restiamo in media, vero amore? Sì, amore. Marisa, tocca a te. Mi scappa la pipì! Aspetta un attimo, vediamo dove stiamo. Siamo qua, no? Sono 43 chilometri e vediamo 52. Amore, dovrei aspettare solo 39 minuti. O mi fate scendere o vi allago la macchina. No, falla scendere. Vado. Su, vieni. Amore, attenta alle vipere! Ti aiuto. Non riesco a farla se quella mi guarda! Buona! Andiamo, Marisa, ci freghiamo la media, dai! Buondì! Allora, prendiamo 3 panini al formaggio. Mi ha bruciato, no? Amore, avevamo preventivato 12.000 sì, per panini. Sì, hai ragione, davvero, me l'ho scordato. 3 panini al formaggio e 2 coche in 3 bicchieri. Lei non mangia? No, non ho fame, grazie. Ah, beata lei, è per quello che è così magra. Allora, io pago 3 paninetti al formaggio e 2 coche. Che schifo, che cosa c'è qui dentro? Formaggio piccante. Ma è cattivissimo. Hai fatto male a buttarlo, perché la tabella prevede che non mangerai nulla fino a stasera. Ma vaffanculo, te e la tua tabella. Ma come ti permetti di parlare così a tuo padre? Guarda che l'anno prossimo questa bambina va in colonia. Così risparmiamo anche il 25% sulle vacanze. Forza, beviamo in macchina, dai. Ci ho ripensato, forse ha ragione la signora che sono troppo magra. Così mi rimetto un po' in carne. Altezza. Notizie di Sofia? Ancora niente, non si è fatta viva. Siamo nelle sue mani, Franz. Deve partire immediatamente per la Sardegna e ritrovarmi Sofia a tutti i costi. Ha saputo niente della pista Botero? Anche lui non sa niente di lei. Sembra che abbiano litigato. Allora avrà trovato un altro. Non c'è tempo da perdere. Sì, partirò con gli uomini del nucleo speciale. Cosa? C'è un nucleo speciale nel mio principato? Lei mi sottovaluta, Altezza. Ho addestrato dei ragazzi che sono pronti a tutto per la salvezza della corona. Dei veri mastini. Mastini? A me risulta che sono soltanto degli Yorkshire. Agli ordini, Altezza. Immagino che il fidanzamento non è stato più annunciato. Non hai saputo? Per poco Sofia non mi affoga Frederick di Sassonia. Che cosa vuoi annunciare? Sofia! Come? La principessa Sofia, ecco chi sei. L'avevo detto che prima o poi lo scoprivo chi eri. Laura, non dare fastidio alla signorina. Vuoi dire alla principessa? Ma smettila, ti ho detto. Forse hai litigato con tuo padre, che ti vuole costringere a sposare il principe di Sassonia invece di Botero. Così sei scappata e ora stai viaggiando in incognito. Però hai una bella fantasia. Ma che fantasia? Queste sono cose che succedono. Lasciatelo dire da una ragazzina di 8 anni che deve sopportare 2 palle di genitori. Grazie del passaggio. In media perfetta. Ciao, principessa Sofia. Ti ho detto che non sono la principessa Sofia. A me non mi freghi, ciao. Ciao.
Me l'avevano detto di non fidarmi delle brasiliane. Avete un bel culo, siete simpatiche, ballate bene, ma voglia di lavorare zero. Senti, io lavoro fino alle 4 di notte, la mattina non posso assarmi l'altra. Ma quale, Alba? Ti sei presentata alle 3 del pomeriggio oggi e mi è toccata addirittura servire da me gli aperitivi. Chi fa peggio? Mi hai proprio rotto le palle. Sei licenziata! No, sono io che ti mollo. Tanto ho trovato un dentista in Mantova che mi mantieni. Tieni, tieni. Ingrata! Ciao, bello. Senta, se cerca un'altra barista, ci sono io. Gin. Un pizzico di angostura. Uno spruzzo di martini. E soprattutto pepe e peperoncino. Si chiama Sassonia Selvaggia. Coraggio, lo assaggi. Fantastico. Una vera bomba. Lo so, piace a tutti, anche ai re. Tu parli anche qualche lingua straniera? Parlo italiano, francese, spagnolo, portoghese, tedesco, inglese, un po' di olandese e russo. So andare a cavallo, servo a tavola come un maggiordomo rifinito, rispondo benissimo al telefono. So cucire, so ricamare, so cucinare soufflé. Ecco, insomma, sono quello che si chiama una perla. E in cambio voglio soltanto vitto e alloggio, più qualche soldo per poter ritornare a casa. Vede, ero in barca con degli amici e siamo naufragati. Ho perso tutto, inclusi i documenti. Ehi, non è che hai qualche guaio con la polizia, vero? Secondo lei ho una faccia da criminale? No. Va bene, allora ti prendo. Ma solo in prova, eh? Ok. Com'è che ti chiami? Lisa. Ah, ok, Lisa. Ecco qui. Oh, a proposito, io mi chiamo Rita. Vedrai, qui al villaggio non si sta male. Si lavora parecchio, ma si rimorchia la stragrande. Per quanto riguarda gli uomini, io ho chiuso. Sono tutti figli di puttana. Che ti è successo? Hai preso qualche fregatura? Sì, esatto. Ma da oggi in poi ho deciso di darle invece di prenderle. Sai una cosa, Lisa? Io più ti guardo, più mi sembra che assomigli alla... Principessina Sofia del Lichtenhaus. Lo so, è una roba che mi perseguita da quando sono piccola. Solo che io faccio la barista e lei invece sta al di là del bancone. Ho capito perché hai scelto di fare la barista. Perché come cameriera sei un disastro. Come lo metti il lenzuolo? Dai, lascia fare a me. Io rifaccio i letti e tu pulisci per terra. Va bene. Dov'è l'aspirapolvere? Che cosa? Principessina Lisa, qui non siamo mica a corte. Ehi, ma è divertente! Papà, devi mangiare. Sono due giorni che non tocchi niente. Dove pensi che abbiamo sbagliato? Perché usi il plurale? Non è mica colpa mia se ho una sorella matta. Ma io uso il plurale perché sono un principe regnante. Papà, tu non hai sbagliato. È Sofia che è fatta così. Lo so, non vi ho mai portati allo zoo di domenica. Non abbiamo mai fatto il campeggio né weekend. Non andiamo mai in pizzeria. E quando vediamo un film, lo facciamo a palazzo invece di andare al cinema a vederlo con la gente vera. Non sono un papà in tuta, però in compenso vi ho dato tutto questo, che è quello che sogna la maggior parte della gente in tuta. Papà, sei un padre stupendo. No, sono un padre come gli altri, che una notte si ritrova alla finestra ad aspettare una figlia che ha fatto tardi. Without you.
Ciao, io mi chiamo Corrado. Come il re di Bulgaria. No, io sono di Vicenza. Dopo ti va di venire a bere qualcosa in camera mia? Tu magari lo troverai incredibile, ma io non bevo. Oh, andiamo. E soprattutto, Corrado, sono ancora vergine. Lisa, finalmente! Lui è Mario e lui è suo cugino, Oreste. Ciao, fata! Rita, si può sapere che cosa ci fa quel tizio nel mio letto? Ah, Lisa, so due orette e sto aspettando. Te l'avevo detto che qui si rimorchiava la stragrandissima. Amata, che sa fa? È umido fuori e non vorrei beccarmi una polmonite. Oh, le cartine! Oh, ma che mi ha mandato un bianco? Calma, puoi sempre venire a dare una mano a tuo cugino. A Mario, però l'anno prossimo andiamo a Bangkok. Ciao! Che hai un bel appetito. È buonissimo. A casa mia non si mangia mai così. Scusa se mi impiccio, ma i tuoi sono molto poveri? No, ma diciamo che ci stanno attenti. Tua madre cucina bene? Mia madre è morta. Oh, scusa, non lo sapevo. Non ti preoccupare. E tuo padre che lavoro fa? Che lavoro fa? Beh, lui si occupa che fili tutto liscio nel palazzo. Ah, ho capito. Fa il portiere. Sì, in un certo senso. Ma tu come fai ad andare avanti fino a stasera con una carota? È la dieta di Claudia Schiffer. Hai visto mai che a forza di carote un giorno divento come lei? E allora lo capisci da sola quanto rimorchio. Ciao, come va? C'ho fame, ragazzi. Sì, certo, ci sono stato. Niente male, non è vero? Chi è? Marco, è il nostro maestro di windsurf. Qui le donne sono tutte pazze di lui. Inclusa tu? Oh, guarda, io preferisco non pensarci. Conosco i miei limiti. Figurati, con uno come quello c'è solo il rischio di soffrire. E poi a lui piacciono solo quelle con i soldi. Sì, sì, lo so. Vuoi una mano? Sì, se eviti di consumare, io fatico di meno. Ok, io sono Marco e insegno windsurf alla gente del villaggio. Io sono Lisa. Io la gente la faccio ubriacare. Secondo me ci riesci bene anche senza l'alcol. Marco, dove ti hai ricacciato? Qui. Tu conosci Lisa? Lei è Olivia. Sì, mi pare di averla già vista. Dai, forza, andiamo a ballare. Forza! Hunter, you're the fox. A gentle voice that talks to you. Won't talk forever.
Mi fai ballare? Fino a domattina, se vuoi. Sono 3 giorni che non aspetto altro. Andiamo. Aspettatemi qui. Ok. Una limonata ghiacciata, per favore. Subito. Tenga il resto. Grazie. Sto cercando una persona. È della trasmissione, chi l'ha visto? Sto solo cercando questa ragazza. Carina, eh? È la principessina Sofia degli Ektnaus. Come ha avuto questa foto? Allora lei mi crede? Meno male. È la prima persona che mi crede. Mio figlio e mia moglie mi danno del bugiardo, mi danno. È stata qui recentemente? Ma circa 3 giorni. Era con qualcuno? No, no, solissima. Pensi che era anche in bianco. Vestita da sposa? No, in bianco, senza nemmeno una lira. Pensi che gli ho offerto io la prima colazione. Non puoi immaginare che cosa si è mangiata. Lei dice che era sola. È sicuro che con lei non ci fosse un giovanotto alto, moro, con un, beh, diciamo, un fisico da tennista? Ma lei è un giornalista. Indovinato. Le sto dando la caccia da più di 2 settimane. Se la rivedesse, vuole farmi la gentilezza di avvertirmi. Oh, ecco il mio biglietto. C'è il numero del mio cellulare. Se mi aiuta a trovarla, io le offrirò ben altro che una prima colazione. Ecco, bravo. Andiamo. Tutto. Oh, bella giornata di riposo. Che dici? È più rilassante il surf? Andiamo, ti offro un gelato. Così la pianti di sfottere. peccato che non hai preso quello alla fragola. Non sai cosa ti perdi. A me piace solo il pistacchio. Come ci sei capitata al villaggio? Per caso. Avevo bisogno di soldi per tornare a casa. E dov'è questa casa? Parigi. Parigi? Strano, non mi sembri una parigina. Anzi, non mi sembri neanche una barista, se è per questo. Hai le mani troppo perfette per un'abituata a lavare i bicchieri. Non è la mia vera professione. Vedi, lo faccio solo per mantenermi agli studi. A settembre comincio filosofia alla Sorbona. Non hai neanche la faccia della filosofa. Ma allora scusa, io che faccia ho? Non lo so. Però ti assicuro che è una faccia bellissima. Marco, ma si può sapere dove sei finito? Sono 2 ore che ti cerco come una matta. Ho accompagnato Lisa in paese a fare rifornimento. Ti potevi prendere un facchino invece di rompere le scatole a lui, no? Guarda che sono stato io a rompere le scatole a lei. Andiamo, Marco, ci stanno aspettando in barca. Sì, ma io sono stanco, vacci da sola. Marco, tu adesso vieni con me, subito. Ah, sì? Sì.
Credo che ti sbagli proprio. Che stronzo. Scusami, non volevo farti litigare con la tua ragazza. Non mi piacciono le persone prepotenti. E poi, mi piaci tu. Senti, visto che anch'io sono libera fino a stasera, ti posso chiedere una cosa? Quello che vuoi. Mi insegni ad andare sul windsurf? Non ti agitare! È solo una questione di equilibrio e di forza di volontà. Sei tu che mi agiti! Fammi provare da sola! Se non ti aiuto io, non riesci a rimanerci sopra neanche un secondo! Fammi fare da sola! Su, dai, campione, prendimi, avanti! Che brutta imbrogliona! Non ti preoccupare, sarà bellissimo, vedrai. Ho paura. Di che cosa? Non lo so, forse di amarti troppo. Conte von Dix, sono passati più di 2 mesi da quando le ho fatto la mia offerta. Lei mi aveva assicurato che convincere il principe Massimiliano sarebbe stata solo una pura formalità. E invece siamo ancora al punto di partenza. Ho avuto effettivamente qualche problema da risolvere, ma ora la situazione è sotto controllo. Entro pochissimi giorni il principe Massimiliano firmerà, le assicuro che firmerà. D'accordo, le concedo ancora 30 giorni. Ma se non sentirò niente per allora, mi riterrò libero da ogni impegno. La saluto, Conte. Vai a dirlo, sei il primo uomo che hai avuto. Perché non me lo presti per una notte che ti do la mia opinione di esperta? Provaci e Timino. Ma dai, è troppa ciccia per i suoi gusti. Mi sa che è vegetariano. Io quasi mi vergogno a dirlo, ma sono tanto felice come non lo sono mai stata in vita mia. Sono contenta per te, te lo meriti, sei proprio una brava ragazza. Adesso basta, sennò mi viene da piangere.
Ma guarda, non credevo fossi una sentimentale. Ma io faccio l'aggressiva perché così gli uomini non si accorgono di quello che gli sta succedendo. Però se fosse per me, mi piacerebbe che mi facessero la corte, che mi scrivessero lettere d'amore. E prima di dargliela, li farei aspettare almeno una settimana. Una settimana? Hai ragione, mi sa che è un po' troppo, eh? Oggi se non gliela dai dopo due sere, quelli già stanno in fuga. Facciamo tre e non se ne parla più? Sono contenta per te. E sono contenta anche per quell'altra. Quale altra? Olivia. Questa volta se l'è veramente presa in quel posto. Della serie Anche le ricche piangono. Vorrei che queste giornate non finissero mai. E perché dovrebbero? Beh, perché le cose belle purtroppo finiscono sempre. Come nei sogni. Hai ragione. Quando ero piccolo, sognavo sempre di incontrare una principessa coi capelli biondi e con gli occhi azzurri. Di sposarla e di vivere con lei per tutta la vita. E invece mi sono innamorato di una barista. Chissà, forse un giorno potresti incontrarla, una principessa. Sapessi quante ce ne sono in giro per il mondo, che muoiono dalla voglia di imparare il windsurf. Ti dispiace che non sono una principessa? No, anzi, mi stanno antipatiche le principesse. Ehi, voi due sulla spiaggia! Per favore, mi date una mano? Ho il motore in avaria! Lanciami una cima, ci penso io! È Rafael Botero! Ciao, io mi chiamo Marco e lei è Lisa, la mia ragazza. Ciao, Lisa! E così ti chiami Lisa adesso? Chi ti ha dato il permesso di entrare? Nessuno. E allora vattene via. Noi due non abbiamo proprio niente da dirci. Molto carino il tuo ragazzo. Per favore, Rafael, piantala. Mi fai schifo. Sofia, io ho bisogno di spiegarti. Quella dell'altra notte non era una cosa importante. Io sono pazzo solo di te. No, lasciami. Ho detto lasciami. Va bene. Non mi dirai che ti sei innamorata davvero di quel ragazzino? Ma che ne sai tu dell'amore? Marco è un ragazzo meraviglioso, è semplice, gentile, dolce. Mi ama per quello che sono, non per quello che rappresento. Ma come? Lui non sa che sei la principessa dell'Equinox? No, non sa niente. Pensa che sono una barista. Ma va, bisogna informarlo subito. Farai salti di gioia. No, Rafael, ti prego, non glielo dire. Per la prima volta in vita mia sono innamorata. Tu mi hai fatto già soffrire così tanto. Adesso non puoi venire qui a rovinarmi tutto. Sai, sono contento che per colpa mia almeno hai trovato un bravo ragazzo. Ma cosa succederà quando verrà a sapere che sei Sofia del Lichtenhaus? Beh, se mi ama veramente non farà nessuna differenza. Come a me non importa che lui non sia un re ma un maestro di windsurf. Sai perché mi piacevi tu? Perché sei completamente pazza. Questi sembrano dei bollettini di guerra più che dei bilanci. Che catastrofe. Se non saldiamo gli interessi entro la fine del mese, le banche ci molleranno e a quel punto sarà il fallimento. E io sarò rovinato, non ci posso credere. Eravamo a un passo dalla salvezza con il fidanzamento di Sofia e Frederick e invece quella sciagurata è scappata. C'è sempre la proposta di Mr. Hughes. Forse è tempo di cominciare a prenderla in considerazione. Ah, rispondi tu, Otto. Sarà qualche creditore e io non me la sento. Pronto? Chi parla? Lei non mi conosce. Sono italiana e sto qui in vacanza in un villaggio della Sardegna. Ho telefonato perché ho delle notizie della principessina Sofia. Lei è il padre? Sì, sono io. Parli pure liberamente. Non lo faccio perché voglio una ricompensa. Ma Sofia si è messa con il marito di una mia amica. Ed è meglio che veniate a riprendervela prima che qui scoppi uno scandalo. Sono d'accordo con lei. Dove posso trovarla? Al club Nuraghi. Nuraghi. Benissimo, la ringrazio molto. È stata veramente gentile. A presto, allora. Chi era? La moglie del nostro tappezziere. Ci ha concesso una dilazione. Di quel debito. Per quei divani della sala del trono. Ok.
Che poi cosa le abbiamo cambiate a fare non lo so, tutti i soldi buttati. Buongiorno, scusate se vi disturbo. Per caso avete visto questa ragazza? Lei, signore? Capo, ci siamo. Ehi. Ciao. Come ti chiami? Laura. Laura, è un bellissimo nome. Sei sicura che è proprio lei? Ma certo, è la principessa Sofia. Mio padre le ha dato un passaggio. Sì, allora era lei. Senti, ti ricordi esattamente dove l'avete lasciata? Al Club Nuraghi. Sì. Grazie, tieni. No, non prego. Laura, dammi quei soldi, Laura. Non i soldi. Senta, lascia su. Dai soldi a papà. Non so dove è finita, ma stanotte non è tornata in camera a dormire. Forse lui ne sa più di me. È il suo ragazzo. Come sarebbe il suo ragazzo? È quello che ci dorme insieme. Un momento. Ma lei chi è? Perché sta cercando Lisa? Perché Lisa non è Lisa. È Sofia del Lichtenhaus. Cosa? Sì. Siccome è mezza matta, pare che sia scappata di casa. O mi sbaglio? Beh, se fossi in lei non andrei in giro a raccontarlo. Non ci posso credere. Sofia del Lichtenhaus. Dio, ma lo sapete che mi ha anche lavato le mutandine? Non è possibile. L'ho sentita io parlare con Botero. Era proprio lei, ti assicuro. Mi scusi, ha detto Botero? Sì, è stato qui fino a qualche ora fa. Allora è tutto chiaro. È andata via con lui. Scusatemi, devo avvertire il principe. Vedi com'è strana la vita. Tu prima molli me per una ragazzina. E poi quella ti molla per un campione di tennis. D'altronde, non potevi pensare seriamente che una futura regina si potesse innamorare di un bagnino. Non trovi? Quel maledetto Botero le ha fatto perdere la testa di nuovo. Ma quando ritorna a casa, non lo so, ma giuro che gliela faccio pagare cara. Pronto? Come? Sì, subito. È per te, dalla Sardegna. Ah, bene, forse l'hanno trovata. Allora, che succede? Stia bene a sentire e non mi interrompa. Sua figlia è qui con noi. Se la vuole rivedere viva, dovrà sborsare 100 milioni di dollari. Sì, ha capito bene, 100 milioni di dollari. Certo che è ancora viva. Di qualcosa, è tuo papà, padre. Sono io, fammi uscire da quest'incubo, ti prego. Ci faremo vivi noi per stabilire dove e quando dovrete consegnare i soldi. E se ci tiene a sua figlia, non metta in mezzo la polizia. Non è scappata con Botero. Sofia è stata rapita. E i rapitori hanno chiesto 100 milioni di dollari di riscatto. 100 milioni di dollari? Povera piccola Sofia. Dove riusciremo a trovare tanti soldi? Chiama quel finanziere a New York. Digli che accetterò la sua proposta. Beh, possiamo abbandonare la pista di Botero. La principessa è stata rapita da una banda dell'uovo. Hanno già fatto una richiesta di riscatto.
Il principe non vuole avvertire la polizia italiana per non mettere in pericolo la principessa. Perciò tocca a noi. Coraggio, andiamo. Come rapita? Sì, purtroppo. Hanno già chiamato il padre per il riscatto. Ma che figli di puttana. Senti, Rita, tu sei nata da queste parti, conosci la gente del luogo. Se dovessi cercare Sofia, da che parte cominceresti? Ma che ne so, quelli sono dei professionisti. Sì, ma se dovessi cercarla, dove andresti? Beh, andrei sulle montagne. Sì, ma dove? In provincia di Arixis. Lì è pieno di pastori, molti dei quali legati ai sequestri di persona. Un caffè, per favore. Ciao, Gavino. Ciao, Graziano. Ho bisogno di un po' di provviste. Ah, stai su al pascolo? Sì. Mi servono candele, fiammiferi, 4 batterie e 1 chilo di gelato al pistacchio. 1 chilo di gelato al pistacchio? Sì. È mia moglie. Adesso le piace solo il gelato al pistacchio. Peccato che non hai preso quello alla fragola. Non sai cosa ti perdi. A me piace solo il pistacchio.
Sofia! Dove vai? Aspetta! Paura. Di te, come hai potuto tradirmi così? Io? Ma che stai dicendo? Hai scoperto chi ero e mi hai venduta come un animale. Guarda che c'è un equivoco. Vai via! Sto solo cercando di aiutarti, credimi. Abbiamo seguito il ragazzo e ci ha portato diritti a lei, principessina. Franz! Prendetelo. Lo consegneremo alla polizia italiana. No, lasciatelo qua. Non voglio più avere a che fare con lui. Non voglio vederlo mai più. Io solo tornare a casa da mio padre. Sì, certo, ha ragione, Altezza. Venite, lasciatelo lì. Va bene. Se la sala del consiglio è destinata a diventare un fast food, noi dove ci riuniremo? Attrezzeremo la stanza di tata Gertrude. Tanto ormai le tue figlie sono grandi. Va bene. Dove devo firmare? Una sigla in ogni pagina e la tua firma per esteso sull'ultima. Ciao, papà. Non adesso, Astrid. Sofia. Franz, perché non mi ha detto che era stata liberata? Gliel'ho impedito io. Volevo farti una sorpresa. Oh, mi dispiace. Sono stata una scema. Ti prego, perdonami. Ti voglio bene, Sofia. E anche tu devi scusare me. Se ho insistito perché sposassi Fred, è perché il principato è sull'orlo della bancarotta. Non te ne ho mai parlato perché mi vergognavo di confessare la mia incapacità a governare. Ma in questi giorni di angoscia e di sofferenza ho capito che non me ne importa niente se rifiuti di sposare Frederick. Quello che mi importa è che tu sia felice e che non scappi via di nuovo. No, papà, ormai non mi interessa più. Avevi ragione. Io farò quello che hai sempre voluto. Per il bene del principato e per il mio, sposerò Frederick. Ma tu non lo ami. Imparerò ad amarlo. Se i suoi antenati sono stati così eroici e famosi, gli avranno tramandato qualcosa di buono, no? Sei qui. Mi ha appena telefonato Max. Sofia è tornata a casa. Dice che ha messo la testa a posto. Vuole sposarsi subito con Frederick e regalargli un sacco di figli. Oh, è un voltafaccia un po' rapido, non trovi? Forse Max ha parlato alla figlia dei gravi problemi che attanagliano il principato e lei si è convinta. Io invece non sono convinta. Sento puzza di bruciato. Certo, Sofia non si può essere innamorata dalla sera alla mattina. A noi quello che interessa è che ci sforni dei begli eredi gagliardi e forti. È proprio questo che mi preoccupa, gli eredi. Ma di che stai parlando? Sofia è sicuramente incinta. Che cosa? Si deve essere divertita un po' con quel fustaccio di Botero, dopodiché una volta scoperto di essere incinta è tornata a casa da Papino. Oh mio Dio! Max non gli permetterebbe mai di sposare un pampero che si guadagna la vita correndo dietro una palla.
Certo che no. È proprio per questo che ha pensato di appiopparcela a noi. La sputtanerò in tutte le corti d'Europa. No, stammi a sentire. Secondo me è meglio far finta di niente. Cerchiamo di farli sposare al più presto possibile. E poi diremo che il bambino è nato di 7 mesi. Ma così sarà il figlio di un altro. Beh, non sarebbe la prima volta nella nostra famiglia. Almeno è sicuro che sarà bellissimo. E con uno splendido gioco a rete. Marco, Sofia si sposa. Come l'hai saputo? È su tutti i giornali. Guarda cosa mi ha mandato il principe Alberto. È lo stesso che ha regalato a Claudia Schiffer. È bellissimo. Invece guarda qui che originali, capirai, è degli Orlean, quelli ci odiano. Sono capaci di averla riciclata da qualche altro matrimonio. Sai che ti dico? Secondo me questa orribile cornice sta girando per l'Europa dal 1700. Puoi rispondere tu, Ursula? Pronto? Con chi parlo? Oh, sì, un momento. È per te. Chi è? È Marco. Digli che non ci sono. Dice che è una cosa importante. Tu digli che non sono in casa. Mi dispiace, ma la principessa non c'è. No, non so quando può trovarla. Va bene, arrivederci. È ancora pazza di lui. Maledetto, non ti è bastata la lezione. Guardie, fermatelo! Prendetelo! Prendetelo! Non fatelo scappare! Presto! Tiratelo su! Tiratelo su! Vi prego, devo vedere Sofia. Vi dico che c'è un equivoco. Sta zitto, mascalzone! Che sta succedendo? Eccola, è lei! È lei che ha fatto rapire Sofia! L'ho vista in Sardegna! Era venuta al casale dove la tenevano prigioniera! Chi è quest'intruso? È uno dei rapitori della principessina. Per fortuna l'abbiamo bloccato in tempo. Vi giuro che è quella donna la colpevole! Zitto! Come osi accusare la sorella del nostro principe? Rinchiudetelo nella torre di Mainz, ma non lo dite al principe. Non dobbiamo turbare la tranquillità della cerimonia di domani. Portatelo via! Vi dico che sono innocente! Avete preso la persona sbagliata! Lasciatemi! Sono innocente! Devo parlare con la principessa! Lasciatemi! Forza! Fuori di qui! Sofia, sono 7:00, svegliati. È l'abito più bello che abbia mai visto.
Oggi sarai stupenda in chiesa. Ursula, io ho paura. Paura di cosa? Non ho dormito stanotte. Continuavo a pensare a Marco. A Marco? Lo so che sono matta. Ma è più forte di me. Non riesco a dimenticarlo. Tutte le donne hanno paura prima di sposarsi. Ma tu devi essere forte. Non sei una ragazza qualunque, Sofia. Le persone più importanti del mondo sono venute ad assistere alle tue nozze. Non puoi rovinare tutto adesso. Hai ragione. Mi comporto come una bambina. Su, vai, Ursula. Adesso mi alzo. Sicura? Sicura. Brava. Ah, io vado da mio padre alla Torre di Mainz. Ha preparato il tuo bouquet. Ehi, quando lo tiri, tiralo verso di me. Così mi sposo anch'io entro l'anno. Papà è splendido. Ci sono 50 qualità di fiori diverse. Guarda. Grazie. E di a Sofia che le faccio tanti auguri. Ciao. Ciao. Ehi! Sono quassù. Chi sei? Mi chiamo Marco. Sono un amico di Sofia. Marco? E che ci fai in prigione? È una storia troppo lunga, ma io sono innocente e devo vedere Sofia immediatamente. Ho scoperto chi voleva rapirla. Ti prego, aiutami a uscire di qui. Ciao, Fritz. Ciao, Ursula. Non vai al matrimonio? Sì. Sono venuta qui da mio padre a prendere il bouquet per Sofia. Ma il mio motorino non riparte. Ti dispiace dargli un'occhiata? Ma sono solo qui. Non posso lasciare il mio posto. Beh, ci rimango io. Vedrai che tu ci metti un attimo. Credo che sia solo ingolfato. Però mi raccomando, eh? Sta tranquillo. Subito oppure mi metto a urlare. No, ti prego, devi stare a sentirmi. Devo spiegarti cosa è successo veramente. Non voglio sentire nemmeno una parola, tanto sono tutte bugie. Se c'è una persona che ha mentito, quella sei tu. Non è così, Lisa? Mamma, ma dove sono? Pazienza, Frederick. Sono venuti tutti quanti. Quando si tratta di scroccare, non si tira indietro nessuno. Però bisogna dire che Max ha fatto le cose in grande. Beh, da oggi in poi saremo noi a pagare tutti i suoi conti. È il caso di dire che Sofia ha veramente attaccato la corona. Mamma, ti prego, no! Senti, Kirkiri, ti prego, non mi angosciare. Se non posso bere nemmeno un goccetto nelle grandi occasioni, Mi hanno sbattuto in prigione, ma Ursula mi ha fatto scappare. Marco, devi scusarmi. Sono stata una cretina. Credevo che tu fossi come gli altri e che volessi soltanto sfruttarmi. E come, se non sapevo che eri una principessa? Io ti amavo per quello che eri. E ti amo ancora. Mi sei mancato. Da morire. Anche tu. Sofia, che stai facendo? Bacio l'uomo che amo. Che fico storico! No, Franz, aspetti. Sono loro che deve arrestare. Il conte e la contessa? Ma, Altezza, non è possibile.
Sì, Franz. Hanno organizzato il rapimento. Li arresti. Non capisco. Lo lasci libero. Guardie! Arrestateli! Manette! No, Franz, per favore, niente manette. Ho i guanti nuovi. Ma Sofia, che sta succedendo? Abbiamo cambiato lo sposo. Cosa? Cerca di capire, Frederick. Sposarsi non è uno scherzo. E io amo Marco. Ma io... Mamma, hanno cambiato lo sposo! Sciocchezze! Che dici? Max, questo è un oltraggio. Io esigo delle spiegazioni. Mia cara Cricri, per me l'unica cosa che conta è la felicità di mia figlia. Chi è questa persona? Questo è il nuovo fidanzato di Sofia. Niente male! Nuovo fidanzato? Niente male davvero! Mamma, comportati bene. Max, tu me lo paghi questo affronto. Hai deciso di dichiararmi guerra? Sì. No. Oh, non fare lo sciocco. Andiamo. Non posso resistere un secondo di più in questo paese pieno di cafoni. Andiamo, andiamo! Mamma, su, dimmi. Ho capito. E tu dovresti vergognarti. Vostra Eminenza, a quanto pare c'è un piccolo cambiamento di programma. Ma io non so se posso. Oh, sì, certo che può. Dopotutto sono io il padrone del vapore qui e quindi si fa quello che dico io. Mamma, muoviti, che stai facendo? Io adoro i matrimoni. A chi lo dici? E devo ammettere che Sofia e poi, è assolutamente... Scusa, abbiamo fatto un viaggio bestiale. A questo punto io dico tanto vale restare. Però al ricevimento non c'è... Oh, no, certamente. Siamo qui riuniti per celebrare il matrimonio di Sofia e di... Marco. Com'è bello il vestito di Sofia, non trovi? Divino. Scusi, Altezza, non vorrei sbagliarmi, ma il padre dello sposo è un Bourbon Pam, no? Del ramo cadetto della famiglia Montmorency, se ricordo bene. No, baronessa, per quanto ne so io, il padre dello sposo mi risulta essere discendente d'una vecchia dinastia di idraulici, se vuole scusarmi. La nostra nuova campagna sarà assolutamente fantastica. Oh, Altezza, lei non mi conosce. Mi chiamo Hughes, sono appena arrivato da New York. Ah, Mr. Hughes, temo che lei abbia fatto un viaggio a vuoto. Che cosa vuol dire? Beh, mi dispiace, ma ho cambiato idea riguardo al nostro contratto. Guardi, preferisco la miseria che cederle il mio castello. Oh, io la capisco perfettamente. Il suo è un gesto molto nobile. Comunque ho già avuto modo di parlare con sua figlia e con suo genero e credo che abbiamo trovato una soluzione migliore. Mr. Hughes mi ha fatto una fantastica offerta e tutto quello che guadagnerò lo darò a te. A Sofia ci penserò io. Beh, nel mio piccolo, naturalmente. Si può sapere di che state parlando? Ho proposto a Sofia di essere la testimonial della mia nuova linea di cosmetici. 30 milioni di dollari per i primi 5 anni. Niente male, eh? Oh, ma è una notizia meravigliosa. Starò ancora sui giornali. Si vede che è il mio destino. Sai, ci ho fatto il callo ormai. E poi posso sempre far sposare Astrid a un principe regnante. È una ragazzina giudiziosa, molto responsabile. Gliela voglio presentare. Ah, sì, molto volentieri. Eh sì, ma dove sarà? È in giardino. Oh! E chi diavolo è quello? Oh, dai, papà, è Neil Dansell, il campione di Formula 1. Oh, no. Don't hurt me no more.
don't hurt me, don't hurt me no more.